pilota Cooper. Henderson è morto, ma possiamo completare la sua missione se ristabiliamo il contatto con la flotta. Quel trasmettitore interstellare ci farebbe comodo. E se non arriviamo lì in tempo? 40 milioni di anime sul pianeta Harmony periranno. Dobbiamo trasmettere l'informazione al comandante Sarah Briggs dell'SRS. Vedo il trasmettitore più avanti. Scansioni rilevano pochissima energia, forse va riparato. Attenzione, sto rilevando diversi contatti. Ostili confermati. Gli Stalker sembrano programmati per attaccare la sala controllo. Attenzione, tracce di sostanze chimiche pericolose nella nebbia. Trasferimento. C'è questa nebbia. Scansione in corso. La nebbia è un sottoprodotto tossico della rete energetica del trasmettitore. Ti consiglio di entrare quando... E benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio di Titanfall 2. Nello scorso episodio abbiamo scoperto vari segreti, abbiamo scoperto una certa arca. In questo episodio siamo al trasmettitore, dobbiamo far cose. Ok, comunque abbiamo trovato uno shotgun di Ronin. L1 blocco spada, riduce i danni del fuoco del nemico. Scatto fasico, triangolo, salto fasico, vabbè. R1 onda arc, rallenta e danneggia i nemici. Nucleo spada, elettrifica lo spadone, potenziando gli attacchi e blocco spada. Questo mi sembra forte. Cloruro di tungsteno superiore a 1 ppm. Pilota, rilevo forze della milizia nella sala controllo del trasmettitore. Sembrano in difficoltà. Ti inoltro la comunicazione. Ehi, ci sei? Pilota, mi ricevi? Abbiamo bisogno di aiuto qua giù. Qui capitano Colder, terza granatieri della milizia. Siamo invasi dagli Stalker. Chiediamo aiuto. Ti consiglio di aiutarli a eliminare gli Stalker e poi metterti direttamente in contatto con i fucilieri della milizia. È quello che sta facendo Bittino. Opzione tattica, mettili sotto. Il mio telaio di 40 tonnellate può eliminare i nemici più piccoli. Minaccia neutralizzata, bel lavoro. Questa vittoria ha alzato il nostro rendimento in combattimento. No, volevo ricaricare l'arma. BT-7274 alle forze della milizia. Tutte le minacce sono state eliminate. Avete salvato il culo. Quegli Stalker continuavano ad arrivare. Non saremmo durati ancora per molto. Stiamo aprendo le porte blindate. Entrate. Capitano, stato del trasmettitore? L'energia si è arrestata. Abbiamo perso il controllo del trasmettitore. Ci serve qualcosa di simile per avviare il sistema, ma questo qui è distrutto. Designazione: ARC. Funzione: genera energia fino a 5 megajoule. Sì, sappiamo che cos'è. Puoi ripararlo? Purtroppo no. I sensori indicano che ce n'è un altro nella sottostazione, ma è quasi impossibile raggiungerlo. Questo posto non fa per gli umani. Capito. Pilota Cooper, sii prudente mentre esplori la sottostazione di questa struttura. Devi recuperare l'ARC. Ok, oh mio Dio, no. La forza di Metra, gli MC, dovesse rinforzi. Buona fortuna, signore. Spero torni sano e salvo. Buona fortuna. Ok. Praticamente siamo arrivati qui e dobbiamo trovare un'arma che si chiama ARC. Praticamente questa qua. Ok, praticamente loro lottano per difendere la frontiera e con quest'arma da piegamento è pericolosissima di MC, quindi dobbiamo fermarla a qualsiasi costo. Whatever it takes. Shish. Fare rapporto al settore Bravo 7. È bello di avere con noi un pilota.
Forse avremo una possibilità di uscire. Aspetta. Io spero che non si sia... Aspettate. Spero che non... L'ultimo pilota dei nostri è andato di là. Pilota, mi sono inserito nel tuo casco per monitorare i tuoi progressi. Se ti serve aiuto, il canale è aperto. E te? Che succede a questi muri? No! Scansione. Dai, sta di cazzo! Devi evitare il contatto diretto. Avanza con cautela. Ricevuto. Sì. E te, ricordami cosa ci faccio qui. La tua missione è ottenere un ARC con il quale potremo avviare i sistemi energetici e riattivare il trasmettitore. Le mie scansioni rilevano la sua traccia più avanti nella sottostazione. No! Bastardo! Ma... si è buggato! Ai, ai... Comunque ragazzi, io spero che non si sia sentito niente perché altrimenti mi danno softball. Cos'è? Lancia granate adesivo. Bello. Personale umano non autorizzato. Attivazione forze di sicurezza automatizzate. Oh, Terminator! Stai calmo, Ma... Cos'è? LGM, vabbè. Porca di un'iperporta. Aio, bruciate. Oh merda. Raga, calmi tutti. Ehi, che c'ho? Mamma mia. Sottostazione energetica trasmettitore 3. La capsula di sopravvivenza è accettata. Questo qua è un pezzo molto difficile, Però basta avere pazienza. È un vero labirinto qui sotto. Quanto è profondo? Le scansioni danno una profondità massima di 300 metri. Cos'è questo posto? Il computer della stazione lo indica come fonte elettrica del trasmettitore interstellare IMC. Ok. Questo? Ma può essere il caffè. Regolare angolazione elica turbina 5. Aspettate che devo vedere come cosa fa il pilota. Ah, è vero. Che bello. Ah, è vero.
Bypass riuscito. Scarico ventilazione disattivato. Non temere. Il tuo jump kit può reggere la caduta. Aio! Dove? Grazie mille. Oh, poverino, è triste. Ben fatto, pilota. Vabbè. Hai acquisito un ARC. Torna alla sala controllo. Siamo pronti a riavviare il sistema. Marvin Delta 51 X-ray. Ripetizione. Porca puttana, che colpo! Porca di un... Sembra esserci un interruttore. Devo muovermi. Marvin Delta 51. Madonna! Porca di una troia, che... Adesso dobbiamo... Oh mio Dio. Schiero rinforzi di sicurezza. No. Ah. Raffreddamento automatico attivato. Ok, ce l'ho fatta, andiamo. Qui è stato davvero straordinario, pilota. Ti aspettano in sala controllo. Oggi non ci arrendiamo, ragazzi. Quel pilota è andato laggiù e ci ha portato un ARC. Siamo ancora in gioco. Ok, praticamente nella parte in cui... Cioè, io ho preso un colpo quando si è attivata la turbina. Anche poi ho anche paura che mi diano anche il copyright, perché... Vabbè, io spero che non me lo diano. Andiamo. Il pilota, abbiamo trovato il biglietto per andarcene da qui. Bel lavoro, Cooper. Ora possiamo avviare l'alimentazione per attivare il trasmettitore. Andiamo. Cavo fissato, capitano.
Ce l'hai fatta, signore. È appena in tempo. Il sistema è ricablato. Ora ci serve solo dell'energia. Pilota, i ripetitori della sala macchine non sono attivi. L'Ark dovrebbe riuscire ad avviarli manualmente. Speriamo che quell'Ark sia valso lo sforzo. Attenzione. Elevati livelli di radiazioni. La tuta ti proteggerà per un periodo limitato nella sala. Ti consiglio di fare in fretta. Non rimanere lì dentro troppo a lungo, se non puoi finire arrosto. Certo. Ok, apertura portello tra 3, 2, 1. Vai. Vai. Andiamo. Bisogna spegnere tutto qua, perché sennò moriamo. Moriamo. Dai, muoviti. In carica. Oh cazzo, è altissimo. Energia al 100%, ti consiglio di uscire subito dalla sala. Ah, ok. Bel lavoro, pilota, l'energia è tornata. Benissimo. Bene, abbiamo l'energia, aprite le serracinesche, attiviamo questo trasmettitore. Cinesche aperte. Bene. Diagnostica completata. Vai, iniziamo. Energia al 100%. Riavviare puntamento parabolo. Riavvio il modulo di ricerca. 70, 80. 80%. 90%. Dai. Attenzione, rilevato il spegnimento di emergenza. Cosa succede? Rispondete. Non so, una specie di protezione. Capitano, il modulo direzionale non è attivo. Ecco. Dannazione, scommetto che l'IMC sta arrivando. È un'ipotesi sensata. D'accordo, possiamo bypassare il modulo? No, signore, a meno che non vogliamo inviare un messaggio a tutta la flotta IMC. Dovremmo riparare il modulo manualmente. Pilota, ci farebbero comodo le tue capacità. Spero che ti vada di fare un altro viaggio all'inferno, pilota. Ripara il trasmettitore sul posto e torna subito qui. Va bene. Modalità pilota attivata. Perché devo andare sempre io, mannaggia? A proposito, ragazzi, abbiamo già perso molti bravi soldati laggiù. Guardate, praticamente questa cosa qua ciuccia tutto. Praticamente questi cavi qua, vabbè. Le scansioni indicano un pilota caduto. La mia memoria lo ricorda come un combattente eccezionale durante l'operazione rottura. Rottura? Mi è familiare. I miei dati indicano che hai subito un trauma cranico durante rottura, con conseguente perdita di memoria. Fu un'importante operazione di rifornimento, uno dei tuoi primi incarichi da fuciliere. Diavolo. Le scansioni rilevano un modulo direzionale in funzione, 428 metri a nord-est. Le analisi indicano che il lancio è l'unica opzione. Posso lanciarti oltre lo spazio vuoto. Una follia. Non sono programmato per la follia. Vento 3 nodi, direzione 274, distanza 95 metri, peso proiettile 89 kg. Fidati di me. 89 kg, ma perché sarà anche con l'armatura? Oh mio Dio. BT. Credo che mi serviranno delle mutande nuove. Ricevuto, annotato per il prossimo rifornimento. Qui è Bliss. Sì, qui è Richter. Quel dannato pilota cerca di usare il trasmettitore. Fermalo, conto su di te. Cacchio. Sanno già individuato. Unità di sicurezza, qui è Richter. Raggiungete subito il trasmettitore. Trovate quel verme, non deludetemi. Ricevuto, Zulu 1, Kilo 1, convergete. Alfa 2, mandate soldati a terra. Quindi vuol dire che ci hanno già beccato. Cazzo. Navicelle IMC verso di te. Ecco, ti pareva. Ci mancava solo l'IMC. Vaffanculo, va. Ecco, mi hanno già beccato. Thank you.
cazzo. Aio, brutto. Oh, oh, ma ce n'è uno. Ti volevo fare l'esecuzione. Questo! Aspettate che tiro giù. La vedo, è laggiù! Ah, i miei... Vabbè, questo... Questo? Oh, madonna! Quello che cacchio è? Un lanciarazzi. Oh, esploso. Io mi tengo il Thunderbolt. Aio! Squadra eliminata! Lo tratterrò! Che figo! Così si accede sopra. Sopra volevo dire. Ucciola. Grabber. Ah, un cecchino pesante. Movimento, controllati i settori. Volker, continuare a sparare. Tirando il piano, a forte velocità. Diamo forza in vostro aiuto, saranno lì in 3 minuti. Là c'è un casco del pilota.
No. Ah, io penso di aver capito perché. Fatemi rifare. Ok, vediamo come faccio. Oddio. Facciamo così. Così dovrebbe andare bene. Sì, perfetto. Forza, bravissimo. Oh, che cazzo erano che rumori. C'è una musica che non mi piace per niente. Aiuto. Prendi il modulo. Ma... Kilo 1-4, pilota nemico avvistato nel... ho capito io, però... Kilo 1-4, mi ricevi? Rispondi, Kilo 1-4. Kilo 1-4 non risponde. Tutti pronti a ingaggiare il bersaglio al trasmettitore 4. Ricevuto, in posizione al trasmettitore 4, pronto a intercettare. No, dai, calmi tutti. I'm baby like a Titanfall. Ok, ci siamo, eh. Vai. Ok, trasmettitore 4, eccoci qua. Esplode. YOLO. È sparito. Seguite il mio bersaglio. Pilota nemico avvistato, preparatevi. Aia. Madonna. Ehi, vaffanbrodo. Però, dov'è che... Ah, sì, qua. Boom. Merda. Occultato! Occhio!
Avverso! Ok, dobbiamo prendere un po' di cose. No. Oddio. Modulo direzionale rilevato. Controlla il tuo HUD. Zulu 1-6, la squadra al trasmettitore 4 è stata eliminata. Forse il pilota prova a trasmettere da lì. Zulu 1-6 a Richter. Non sappiamo le intenzioni del pilota. Potrebbe tentare di allontanarci dal Titan. No. Concentratevi sul pilota. Ho altri piani per il Titan. Brutto bastardo. Dov'è? Dov'è? Questo qua è un Thunderbolt che è utile contro quella roba là. Cos'è? Doppio colpo, un cecchino. Ah, eccola qua. Bene, sei ai comandi. Muovi la parabola verso l'estrema destra per avvicinarla. Alfa 2-1 non è ancora morto. Datemi un aggiornamento, passo. Richter, servono rinforzi. Pilota nemico ancora attivo al trasmettitore 4, passo. Rinforzi? I soliti smidollati degli epici. Invio rinforzi. Reaper? Merda. Adesso andiamo, via, spacchiamo i culi. Hey baby! Uè! Olè. Ops. Sono andati giù oppure no? Boom! Concentrate il fuoco! Siamo sotto attacco! Dove siete? Dove sono? Stalker, trovateli! Ma l'ho colpito sul piede. Vabbè, andiamo a prendere la parabola. Il modulo è nel proiettore di quella parabola. Oh, ok, perfetto. Disconnesso. Fatto. Aggiornamento missione protocollo 2. Modulo acquisito. Attendo il tuo ritorno, Cooper. Certo. Attenzione, avvio modalità manutenzione. Vabbè, ragazzi, credo che questo video possa finire qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Arriviamo ai 50 iscritti. E noi ci vediamo nel prossimo video di Titanfall 2. Ciao!